contro Family Pot, primissima giornata 7 Cup, 2-1 il punteggio per i bianchi, l'Atletico Arenella, il vice Adriano Ciotola intercetta bene Luca Giordano, numero 10, porta la palla sul destro, tira la bomba, palo pieno, sfortunato. Family Pot sotto di 2-1 all'inizio qui della ripresa, consegna veloce palla al capitano Francesco Manera al portiere Tudisco, scarica a sinistra verso Cimmino, ancora verso il suo laterale Alfuso, ma intercetta bene il pallone ancora Luca Giordano, si gioca sul pallo laterale molto fisicamente contro Riccardo Cimmino, che riesce a uscire palla al piede verso Enzo Moccia, la palla nel cerchio centrocampo, smista verso Alfuso, aprirà il gioco verso Enzo Moccia, viene anticipato bene da Fabrizio Conte in uscita, rilancia in avanti la palla sul cugino del vice capitano Simone Ciotola, che la lascia portiere mano in Tudisco, si ripartirà da Alfuso sul dischetto del rigore per la propria metà campo, palla in avanti a cercare Carmine De Rosa, la sponda verso Enzo Moccia, si porta la palla sul sinistro, carica lo stesso sinistro di poco alto sull'incrocio dei pali, quindi il portiere dell'Andro, il mio portiere della passata edizione della 7 Cup, verso nelle mani direttamente dell'altro portiere, ottimo giocatore Manuel Tudisco, che sicuramente si giocherà anche il premio individuale con il suo avversario di quest'oggi. Giorgio Varriale con Enzo Moccia si strattonano entrambi, l'arbitro non dà fallo, Carmine De Rosa prova l'acrobazia di testa ma finisce lenta nelle mani del portiere Andrea Delandro, Francesco Manera ancora lui col destro, butta la palla a cercare Luca Giordano che intercetta bene, si libera ancora Manera, troppo alto, circa un tiro da centrocampo come hanno fatto i suoi avversari nel primo tempo, però a loro è andata sicuramente meglio. Manuel Tudisco da fondo campo, vediamo, recupera il pallone nel retroporta, rilancia in avanti a cercare la vetta di Enzo Moccia, ma intercetta bene Fabrizio Conte e disimpegna verso il suo portiere. Riparte Giorgio Varriale, nuovo innesto di questa edizione del Family Pot, conta pochissime presenze nella scorsa edizione. Ancora Giorgio Varriale riesce ad arrivare in area di rigore, esce bene Manuel Tudisco e quindi fallo laterale a favore dei Verdi. Nuovo completino per i Family Pot, numero 22, il Pocio, Diego Delandro a favore di Giorgio Varese, gira benissimo ma il portiere Tudisco è attento e rilancia in avanti verso Alfuso, sulla corrente Cimmino, sull'out di sinistra, ancora verso nel cerchio centrocampo Alfuso, carica il destro, va finta il tiro, cerca il compagno Carmine De Rosa in area ma non riesce ad intercettare bene il pallone, rilancia ancora la difesa dell'area dell'Arenella, scusate, Atletico Arenella, palla che riesce a rimanere in campo, si vede di Cimmino, salta due uomini, la appoggia fuori verso Carmine De Rosa che spazza direttamente sui piedi di Diego Delandro, Luca Giordano interviene a copertura della propria retroguardia ma si lotta ancora con il pallone nelle piedi del Real Arenella. Enzo Moccia, grande cross, grandissima giocata del capitano Moccia che col sinistro mette un'ottima palla sulla testa di Alfuso, cade schiena a terra Adriano Ciotola ma la palla viene recuperata dal cugino Simone, ancora lui subisce fallo con un calcetto di Luca Giordano e quindi si ripartirà con una punizione a favore del Atletico Arenella battuta da Manuel Tudisco, si appresta a battere sul pallone. No, devi fare ravvicinate proprio, non devi fare solo zoom, ravvicinate. Quando stanno vicino a te? Quando stanno vicino a te? Non si intendono, Andrea Delandro! Palo di Carmine De Rosa, ci riprova, volta pin! Ancora lui, palla fuori. Marco Boscia si disturba con Andrea Delandro che se la prende inutilmente con l'arbitro perché è stato chiaramente disturbato dal compagno di squadra ed è proprio Andrea Delandro che rilancia verso il capitano Francesco Amaniera sull'out di destra, procede in avanti, intercetta bene Adriano Ciotola però la palla finisce in fallo laterale a favore del Family Pot con la maglia verde, ancora il Family, Marco Boscia lancio lungo a cercare i suoi compagni in attacco ma esce bene, palla a piede Riccardo Cimmino, finta, rientra sul destro, lo carica in due tempi, salva il pallone Andrea Delandro, fa ripartire veloce Luca Giordano sulla sinistra, tiene il pallone in campo e guadagnano un calcio d'angolo e finiamo qui il collegamento.